You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Kratos. Vuoi venire con me? Sei pronto? Cammini come se portassi i Mir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shh. Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Devo occuparmene io? Bravo. Di qua. Fai.
Rimane poco tempo, amore mio. E c'è molto da fare. Fratello! Fratello! Fratello. Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. Dove vai, fratello? A dormire. Così continuiamo ad avanzare alla cieca, sperando di non finire dritti nel Ragnarok. È questo il piano? Tutto bene. Bene, tuo padre sembra pronto a partire. Allora andiamo? Mm.
Ti piacciono queste onde delicate, piccolino? Tuo padre e io attraversiamo spesso questo fiume. Un giorno imparerai a navigare in queste acque. Viviamo nel cuore della foresta selvaggia, il luogo più incantevole di tutta Midgard. Qui c'è calma e sicurezza. La selvaggina è abbondante e non ti mancherà mai nulla. Siamo vicini a dove ho conosciuto tuo padre. A momenti ci decapitavamo a vicenda. Ma da allora si è intenerito. Più o meno. Purtroppo per te è sempre terribilmente stoico. Immagino toccherà a me insegnarti a parlare. Tuo padre ti insegnerà a cacciare. O magari dovrò occuparmi io anche della caccia, dato che lui sembra bravo solamente a grugnire. Non hai nulla da dire a tuo figlio? Cosa vuoi che ti dica, Fay? Di qualcosa. Lascia che senta la tua voce. Lascia che ti conosca. Starà molto meglio sapendo il meno possibile. Non sempre la conoscenza è un fardello. Pensa. Il potente dio della guerra spaventato dal proprio figlio. Non ho paura di nostro figlio, Fay. Ho paura per lui. È innocente. Non siamo i nostri fallimenti. Non siamo ciò che eravamo. Dobbiamo essere migliori. Atreus è il nostro futuro. Tienilo al sicuro, Kratos. Proteggi il nostro figlio.
Fey era l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna lei! A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. Era una persona speciale che voleva proteggere la gente. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi, a proteggerci, a guidarci verso casa. La mia richiesta ti turba? La morte è una parte naturale della vita, amore mio. Vorrei solo essere pronta quando verrà il mio momento. Sono cose che noi mortali dobbiamo fare. Sono felice che tu ti prepari per me. Non parli. Non ho nulla da dire. Beh, di qualcosa. Mi piace tanto la tua voce. Una pira funebre. Avrei fatto diversamente. Ossia? Da noi i nostri cari li seppelliamo. Mi avresti sepolta sottoterra per l'eternità. Ti avrei avuta accanto a me. Toccante. Chissà che sollievo stare con il mio corpo putrefatto. Hai già tentato di farti carico della tua sorte, no? Quello fu diverso. Nelle circostanze, sì, ma non nello scopo. Ti prepari per un futuro lontano? Abbiamo tanto tempo a disposizione. Vorrei migliorare il futuro, che esisterà senza di me, quando verrà il momento. Per te e per nostro figlio. Cammineremo sempre fianco a fianco. Tu sarai sempre parte di me. E io sarò sempre parte di te. E quando non ci sarai più, quella parte di me morirà. Fai restare senza di te. No. L'epilogo dell'amore è il dolore. Eppure noi amiamo, nonostante l'inevitabile. E apriamo il nostro cuore adesso. Quando la pira sarà esausta e avrai raccolto le mie ceneri, spargile dal picco più alto di tutti i regni. Tu farai questo per me.
Il dolore è profondo per chi ha amato davvero. Apri il tuo cuore al mondo come l'hai aperto a me e troverai tante ragioni per continuare a viverci. Che succede? È ora. Ci vediamo fuori, padre. Signore.